cui a volte si è squilibrato il rapporto tra concedente e concessionario, il ruolo che hanno giocato i concessionari è stato quello spesso di fare delle opere al posto del pubblico, perché il pubblico non le riusciva a fare. E chiudete gli occhi, guardate, adesso fate Piacenza, guardate in giro per l'Italia quante sono state le opere fatte dentro ai famosi piani economici finanziari che sono state fatte dai concessionari. Ecco, perché le autostrade sono degli italiani. Le autostrade sono degli italiani. E questi soggetti privati devono guadagnare il giusto, ma devono avere la serietà, la capacità, la profondità di rispondere agli italiani attraverso, diciamo così, le strutture di governo. Nel mese di agosto di quest'anno sono aumentate le gare a valore e numero del 26% rispetto al 2019, quando non c'era il Covid. Dal 1 di gennaio al 31 di luglio le gare si erano ridotte solo del 4% nonostante il lockdown e nonostante le norme che hanno posticipato la possibilità, hanno dato la possibilità di posticipare le scadenze amministrative. Cioè, stiamo spingendo su tutti i fronti, nord, sud. Ieri abbiamo aperto una canna a Serra Valle del Terzo Valico, andremo ad inaugurare il cantiere di Nonato sulla alta velocità Milano-Venezia, insomma, nei prossimi giorni ne faremo tanti altri. Noi lo facciamo perché siamo convinti che fare le infrastrutture e rispondere realizzando progetti che vengono da lontano come questo, e immaginando progetti che dovranno essere realizzati dopo di noi, ma preparando bene il terreno, coi soldi, coi progetti, con le autorizzazioni, noi siamo convinti che questo risponda alla questione suprema del servizio alle istituzioni della politica, che è il benessere delle persone. Le infrastrutture si fanno per questo, perché alla fine di quel percorso lì tu devi avere garantito a chi vive lì, a chi lavora lì, a chi ci vuole andare per motivi suoi, che il benessere sia migliore, altrimenti l'infrastruttura in sé per sé non ha senso. In sé per sé non ha senso. Certo, in quel momento aiuta un po' il PIL, eccetera, eccetera. Quindi il piano ragionato che abbiamo presentato al Parlamento, che sarà la base per il finanziamento dei recovery anche per questa regione che stiamo discutendo col Presidente Bonaccini e nel resto del Paese, ha questo obiettivo. Non facciamo le opere perché sono fini a loro stesse, sono, l'obiettivo è sempre la persona, sono le persone che vivono qui, che vogliono fare impresa qui e che quindi hanno bisogno di una riduzione dei costi dei trasporti, e quindi se hanno una riduzione dei costi assumono qualche persona in più, formano qualche persona in più, quello è l'obiettivo.